Ciao compagni di scuola, benvenuti in una nuova puntata del podcast Sapevatelo, il podcast nato per farvi sapere le cose. Che non sapevate. Che non sapevate, perché se no non si chiamava Sapevatelo. Alla regia abbiamo Scarlett. Ciao ragazzi, sempre qui. Grande Scarlett, grazie mille per l'entusiasmo. Oggi, davvero, davvero. No, perché nel mood, scuola a pezzi, non poteva essere brillante. Qui con noi abbiamo il, nonché, non so, il capo in realtà, co-founder di scuola.net e direttore Daniele Grassucci. Grazie, ma io però mi sento un po', come dire, sono un po' incazzato, posso dire. Perché ho sentito prima la regia che sta fuori campo. Poi... sì, perché se no poi si sentivano esclusi. Perché sì, prima ci sono rimasto male, abbiamo fatto un'altra puntata. Va bene, Nicolai. Aggiorno il curriculum. Perfetto. Chiaramente prima di iniziare la puntata vi invito a mettere like e a commentare se anche voi avete delle scuole a pezzi. Ovviamente seguiteci non solo su YouTube, quindi iscrivetevi al canale YouTube, ma anche su tutti gli altri canali social, TikTok, Instagram, X, canale WhatsApp, soprattutto quello. Detto questo, iniziamo con le domande per le scuole a pezzi. Esatto. Perché nelle scuole italiane manca sempre carta igienica, sapone? Qual è il problema nei bagni di queste scuole? Io pensavo ci fosse una legge, cioè che nel senso gli studenti per sopravvivere non dovessero avere né sapone né carta igienica, eccetera. Anch'io lo pensavo. Anche questa cosa ce la ricordiamo tutti, cioè sono pochi quelli che si sono potuti là prima del Covid. Anche dopo il Covid, sono pochi quelli che a scuola sono potuti lavare le mani col sapone che trovavano. Ma la cosa bella è che dopo il Covid trovi il disinfettante, sì, ma non trovi il sapone. Ma se lo trovi ancora il disinfettante, allora essenzialmente queste spese vengono coperte da quelli che si chiamano fondi di funzionamento, cioè dei fondi che vengono dati alle scuole per poter funzionare, quindi per le fotocopie, per comprare magari materiale per i laboratori. Questi fondi purtroppo negli ultimi anni sono sempre più scarsi. C'è stato un periodo in cui addirittura sono stati tagliati, quindi le famiglie devono contribuire col contributo scolastico. Pagate le tasse scolastiche, quelle non sono tasse, perché fino ai 16 anni vi do la notizia che non si devono pagare tasse, quindi la scuola è scuola dell'obbligo, quindi segnatevelo. Però la scuola ogni anno vi chiede una somma, ecco, quella somma serve a coprire tutte queste spese. Siccome però la somma non è elevata o comunque le famiglie non sempre sono contente di pagare, la carta igienica e il sapone sono le ultime cose che si comprano e spesso non si. Ma questo è lo stesso motivo per cui anche le strutture sono così pietose. Io mi ricordo quando andavo alle superiori, ora c'avevamo la palestra che era perennemente allagata, perché quando pioveva sia in classe che in palestra. L'unico punto dove non pioveva era il bagno, perché già l'acqua usciva. Cioè c'era già l'acqua di guardia. C'era già l'acqua di guardia. In realtà il motivo è diverso, e questa è una cosa folle, perché noi a fine anni 90 lo Stato ha fatto: diamo le scuole, la struttura esterna, non la gestiamo più noi, non la gestisce più il Ministero dell'Istruzione, la gestiscono gli enti locali, quindi comune, provincia, eccetera. Però poi si sono dimenticati di fare una cosa fondamentale, di trasferire i soldi. Okay. E soprattutto manca il personale alle volte per gestire. Tu pensi al piccolo comune che non ha il personale amministrativo per poter gestire i fondi ministeriali. Quindi negli ultimi anni abbiamo avuto il paradosso. Fondi ministeriali, soprattutto col PNRR, che sono arrivati a pioggia. Ma nessuno che li gestisce. Non c'era gente nell'ente locale che fosse in grado di proporre progetti per ristrutturare la scuola, per risistemarla e questo. Quindi la follia nasce dal fatto. Abbiamo dato delle scuole in gestione agli enti locali, che non sempre gli enti locali hanno i soldi, anche quando hanno i soldi non hanno il personale per poter partecipare a questi bandi e quindi fare migliorare le nostre scuole. Ma io adesso vedrei insieme a te il motivo per cui oggi in via del tutto eccezionale abbiamo un computer, perché ci hanno mandato dei video, vediamo. Che sono abbastanza, come dire, simpatici. Questa è una zanzariera. Questa è una zanzariera distrutta. Vediamo. Una sedia per coprire non solo la parte della finestra distrutta, ma okay. Ah, un tavolo. Allora, adesso passiamo invece in una fantastica scuola di Bracciano. Bracciano. Chiaramente, guarda che bello. Però posso dire, almeno non è allagato. Devo dire che se ti sbagli la usi come carta igienica, potresti avere un brutto. Guarda che bello. Rivediamolo. Anzi, guarda, ti faccio anche il rallenti manualmente. Guarda che bello. Ecco, io qua. No, poi aspetta. Vogliamo parlare di un'altra assente in tutte le scuole, la tavoletta del bagno. Ho fatto anche un po' di regia, perché se tu noti all'inizio, okay, si vede, vedi qua e dici ok, è un terrazzo, è un magari terrazzo, invece poi no. Si alza un pochino l'inquadratura e dici è un'aula. È un'aula, ma anche qui economia circolare, cioè nel senso hanno riprodotto il ciclo dell'acqua all'interno dell'aula, quindi adesso ci saranno le nuvole, pioverà, ritornerà giù. È scuola sostenibile, Nico. Ma questa secondo me l'ha messa su l'aula di scienze, l'aula della professoressa ha creato questo sistema fantastico. Molto ma tu pensi che sia finita? No, ce n'è chiaramente, altre. Chiaramente no. Magenta, poi ti chiederò dov'è Magenta. Guarda che bello. Che bel controsoffitto. Vero. Ma tu lo sai che purtroppo l'ultima, fortunatamente da tanti anni, vittima, studente vittima a scuola
per un controsoffitto. Cioè, nelle scuole italiane sembra ci sia un problema con i controsoffitti, cadono. Dire, sappiate che dove c'è un soffitto nella vostra scuola potreste essere in pericolo, perché è una cosa che cade ogni 3x2. Quindi, di dulcis in fundo, Agrigento. Video senza audio. Ok. Cosa succede qua da Agrigento? Agrigento. Un topo. Cosa? Che bello. Che meraviglia. Allora, sembra no, però... anche il mio primo appartamento. Ragazzi. Allora, qua non capisco se sono blatte. Che cosa sono? Sembrano delle blatte. Muffa. No, credo di no, allora, però ecco, qua invece serve a fare esercizio di umiltà, nel senso che se tu stai in una scuola di questo tipo... Questo era un artistico, sicuramente. Resti umile, perché dici, ok, questa è la mia scuola, sono una scuola modesta, siamo dei grandi geni, però ecco, vogliamo stare nell'umiltà, non ci interessano questi dettagli. Noi facciamo inchiesta, noi... Come dire, facciamo vedere, facciamo queste scuole a pezzi, le facciamo vedere sui nostri canali, ma abbiamo bisogno del vostro contributo. Quindi, mi raccomando, qualsiasi segnalazione scrivetela qua sotto, rompeteci le scatole in DM su Instagram. Se il video vi è piaciuto mettete un like e io ringrazio Daniele Grassucci per questa fantastica puntata di Scuole a Pezzi. Ringrazio anche la nostra regista Scarlett. Permettimi però di ringraziarti, Nico, e soprattutto ecco di concludere con un mantra. Iscrivetevi anche al nostro canale, che se non vi iscrivete siete delle brutte persone, anche perché noi guardate chi vi portiamo Nicolais. The time of life. Esatto. Ciao.